Salve a tutti, siete collegati su Global Community. Abbiamo aspettato qualche mese, oggi siamo qui un po' per festeggiare i 100.000 contatti ricevuti dal nostro blog, che adesso è diventato un sito grazie alla consulenza di Giacomo Spataro, una consulenza gratuita che vogliamo ringraziare naturalmente. Giacomo è un giovanissimo di circa 20 anni che ci ha fatto questa consulenza. E abbiamo raggiunto 100.000 contatti oggi. Invito Alessio, che è il protagonista dell'aspetto tecnologico dell'organizzazione di questo studio multimediale, a dare un po' di dati su quello che abbiamo raggiunto e poi io continuerò un po' a fare il punto sul nostro sito e sulla nostra rete comunicativa. Salve a tutti, io sono il regista, il gestore di questo blog che è nato un po' per scherzo, possiamo dire, nel 2011, nel marzo del 2011, prima con la piattaforma WordPress, forse la piattaforma più conosciuta per aprire un blog, fino al 22 agosto abbiamo raggiunto circa 40, oltre 43.000, precisamente 43.800 82 visualizzazioni. E invece, aprendo grazie alla consulenza di Spataro, abbiamo aperto il vero e proprio sito internet che si chiama raffaelebarone.it e abbiamo raggiunto in pochissimi mesi, dal 22 agosto fino ad oggi, una sessantina di giorni più o meno, abbiamo raggiunto 56.985, dato aggiornato pochissimi secondi fa, e abbiamo di già superato le 101.000 visualizzazioni. Con una media più o meno di 860 visualizzazioni al giorno. Sono numeroni, non sappiamo, però sicuramente un punto di riferimento su varie tematiche che ora ci spiega meglio Raffaele Barone. Ok, grazie Alessio. Io mi scuso se vado avanti e indietro perché devo mantenere la regia, devo gestire. Grazie Alessio. Questo sito, questa Global Community, questo mezzo di comunicazione anche video, si attesta su questi numeri, ma mantenendo argomenti che secondo me sono di nicchia, cioè gli argomenti sono la salute mentale, lo sviluppo locale, le attività amministrative, e poi è una finestra sul mondo. L'idea nostra è questa, a partire da casa nostra, da casa proprio dove viviamo, uno sguardo sul mondo. Vedere come entra dentro la nostra casa, come entrano nelle nostre case le vicende che attengono al mondo. Quindi nel sito trovate notizie che provengono dalla rete con cui siamo collegati, e a quello che ci succede ogni giorno nella nostra città, nella città di Gran Michele. Nel frattempo voglio comunicarvi che è uscito il nuovo volume che abbiamo pubblicato per la Frango Angeli, l'ho pubblicato a cura mia, di Simone Bruschetta e Marco D'Alema. Il libro è questo, lo trovate naturalmente sul sito, lo stiamo pubblicando il glossario. Si chiama L'inclusione sociale e lavorativa in salute mentale, buone pratiche, ricerche empiriche ed esperienze innovative promosse dalla rete AIRSAM. Allora, appunto, io volevo fare un po' il punto su come è organizzato questo nostro sito, a chi si rivolge, che notizie mette. Naturalmente è una finestra sul mondo e spero che attraverso questa finestra possiamo da casa nostra collegarci con tutto il mondo. Sapete che io sono consigliere comunale di Gran Michele, un piccolo comune della Sicilia, alla provincia di Catania, un paese di circa 12.000 abitanti, ma nello stesso tempo questo sito, le notizie che trovate su questo sito appunto sono local community, cioè una comunità locale e una comunità internazionale. Il 22 di maggio a Roma si terrà un incontro importantissimo della
di un'associazione mondiale, internazionale che sta nascendo, e quindi faremo un'iniziativa, si chiama International Network Democratic Community Therapeutica. Quindi i concetti sono la rete, la democrazia, la comunità, la cura, lo sviluppo. E di questa associazione io sono vicepresidente internazionale. Quindi, come vedete, questo ci costringe non solo ad aggiornare le nostre conoscenze informatiche, telematiche, ma anche la conoscenza dell'inglese. E spero che nei prossimi mesi di poter fare anche una trasmissione proprio appunto in inglese. Ecco, questo a me personalmente mi permette di stare nel mondo, di studiare, di informarmi, anche mettere gli articoli è un hobby, è un modo, lo facciamo così. Questo Alessio non l'ha detto, ma questa rete, questa network, questo spazio multimediale è a costo zero. Abbiamo speso in tutto 100 euro. Quindi Sì, siete sì. collegati con un'organizzazione che dal costo di 100 euro. E quindi mantenendo su temi molto specifici, adesso farò il punto. Vi ricordate, abbiamo iniziato qualche mese fa dicendo quali erano i nostri progetti, cosa volevamo fare. Adesso facciamo il punto su quello che abbiamo fatto in questi mesi. Un po' sul libro. E allora, come è composto il nostro sito? E come si svilupperà la nostra rete. Intanto quello che vedete, quella finestra è la finestra sul mondo. Chi adesso vuole entrare nella nostra rete può entrarci anche con la propria partecipazione visiva e con la propria partecipazione anche come stiamo facendo noi in questo momento, tramite Skype ci collegheremo con tutte le persone che sono in rete con noi. Quindi da Roma, da Cagliari, da Termoli, da Da tutto il mondo. Frascati, da Torino, da Londra, da tutto il mondo è possibile che ci colleghiamo e faremo incontri, dibattiti, confronti. Appunto, è una finestra da partire dalla nostra piazza. Quella che vedete dietro di me è la piazza esagonale della città dove io vivo insieme alla mia famiglia e a mio figlio con cui collaboriamo. È anche una bella esperienza di collaborazione, di contatto, di progettualità, di scambio, di entusiasmo. Allora, comincio a spiegare un po' come è fatto questo nostro sito e come mi auguro e spero che possa svilupparsi. È fatta per aree, per categorie. Io sono presidente onorario di un'associazione nazionale. Si chiama Associazione Italiana Residenze e Risorse per la Salute Mentale, che associa tante bellissime realtà, forse le più belle realtà che esistono in Italia rispetto alla promozione alla salute mentale. E quindi penso, come dice, tutte queste città che vi ho detto, possiamo aggiungere Matera. Il presidente di questa associazione attualmente è Giuseppe Salluce di Matera. Evviva Monte Scaglioso, in provincia di Matera, il segretario, il presidente Marco D'Anema, che vive a Roma e lavora a Ciampino e a Frascati. Ecco, l'AIRSAM è una rete che dura da tantissimi anni, l'abbiamo aperto nel 94 e ancora adesso ci manteniamo in contatto, facciamo iniziative. A giugno faremo un'iniziativa sulla salute mentale come bene comune. Lo faremo a Matera perché Matera si sta candidando come città della cultura europea e saranno coinvolti gli utenti della salute mentale, saranno coinvolti gli amministratori, gli operatori, i cooperatori. Quindi questa rete AISAM che è quella che ha prodotto appunto questo libro. Questo libro che potete comprare nelle librerie, è edito dalla Franco Angeli. E quindi è possibile trovarlo in qualsiasi libreria d'Italia, appunto racconta l'esperienza di inclusione sociale e lavorativa delle persone con maggiore difficoltà, delle persone che non hanno voce. Quindi ci sono esperienze da tutta Italia, da Torino a Napoli, da Termoli a Matera, da Matera a Grosseto. Ecco, tutta una rete nazionale che racconta cosa fa.
come lo fa, come si sperimenta. E poi c'è un collegamento con le esperienze internazionali. Trovate i modelli più innovativi che esistono nel favorire l'accesso al mercato del lavoro delle persone che per via della loro sofferenza hanno una difficoltà. Il modello IPS. Questo modello lo stiamo realizzando in questo momento anche in Sicilia, grazie a un progetto della Regione Sicilia e del Ministero della Salute sulle innovazioni negli interventi sulla salute. A Siracusa e a Caltagirone stiamo sperimentando questo modello, che è il supporto all'impiego nel libero mercato del lavoro. Lo stiamo facendo in collaborazione con l'azienda sanitaria di Bologna, con Sabrina Vaccaro e Angelo Fioritti, che quindi questo progetto è in rete con Deborah Beck, che sono quelli che hanno a Dortmund negli Stati Uniti brevettato questo modello, che la ricerca ha dimostrato che è il più efficace nel favorire l'accesso al mercato del lavoro delle persone che hanno una grave disabilità mentale. Ecco, questa è l'AIRSAM, quindi l'AIRSAM collegata, come vedete, è una rete di professionisti, soprattutto di amici, una rete di persone che con passione, impegno e dedizione si dedicano al proprio lavoro, e soprattutto è diventata anche una rete nazionale, internazionale di utenti. Noi stiamo molto sostenendo con molta discrezione la rete nazionale e internazionale degli utenti. Il 4 di novembre io e Marco D'Alema siamo stati onorati di essere stati invitati a presentare il nostro libro a Firenze, nell'occasione della costruzione della piattaforma per la rete delle associazioni degli utenti, la piattaforma europea, per andare a individuare quali sono le raccomandazioni, le linee di sviluppo, le politiche da suggerire all'Unione Europea per sviluppare buone pratiche, buone politiche per la salute mentale. Siamo veramente molto contenti che la rete nazionale e internazionale degli utenti hanno scelto di invitarci a presentare il nostro libro. Questa è la rete AIRSAM, e noi nel sito trovate un po' le esperienze, la storia di questa associazione, le esperienze, i convegni, gli incontri e tutto ciò che stiamo facendo e che faremo. Abbiamo tanti progetti in comune, per esempio con Grosseto, con Giuseppe Cardamone ci ha proposto, e noi abbiamo accolto nell'ultima riunione che abbiamo fatto a Roma, verso febbraio faremo un'iniziativa che farà il punto su cosa stanno facendo le regioni sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. E noi qui sia in Toscana che in Sicilia ci stiamo attivando, la regione si sta attivando, faremo ecco, proprio a Caltagirone faremo delle comunità che saranno il superamento definitivo dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona. A Caltagirone nasceranno tre esperienze sostanzialmente: una comunità terapeutica per 20 utenti maschi, una di 10 per donne, per 10 donne, e un'altra di 10 per altri 10 maschi. In più è previsto laboratori, è molto congegnato appunto con la filosofia dell'AIRSAM, quindi inserimento lavorativo, teatro, associazione, cultura, collegamento con la parte più bella, la parte più significativa del nostro territorio. Nel frattempo la regione ha anche finanziato 50 progetti con budget di salute per l'inclusione sociale, lavorativa, in gruppo appartamento, comunità alloggio di utenti che già sono dimissibili dal Barcellona. Ecco, questa è la rete AIRSAM. Sul sito trovate tutto ciò che noi facciamo. Piano piano, ogni giorno che abbiamo il tempo, inseriamo tutte le iniziative. Quindi tutti gli amici AIRSAM che ci conoscono, penso che ogni giorno si possono collegare, eventualmente mandare anche i loro contributi, perché no, speriamo che questa finestra sia una finestra dell'AIRSAM. Poi io sono consigliere comunale, questo Global Community l'abbiamo proprio lanciato in occasione della campagna elettorale,
Nel sito trovate tutte le esperienze, tutti i punti, ciò che succede in un consiglio comunale di una cittadina dell'Italia, dell'Europa, del mondo. Questo mi permette a me di, come dice, raccontare cosa succede, le difficoltà. In questo momento forse possiamo soprattutto raccontare di difficoltà, di limiti. Però pubblichiamo tutto ciò che riguarda, tutto ciò che riesco a mettere veramente. Spero che anche questo strumento diventi anche uno strumento a servizio dei consiglieri comunali, degli amministratori che se vogliono utilizzarlo, possono informare i cittadini attraverso la rete multimediale. Naturalmente l'attività amministrativa, io, ecco, Alessio ha messo questo punto. Io ho lanciato nel Consiglio Comunale di Gran Michele il libro Consorzi dei Comuni. Voi sapete che in Italia se ne parla dell'abolizione delle province, ma non si riesce a fare. In Sicilia sono state, il governo Crocetta ha abolito le province, però siamo in una fase di passaggio. Si deve decidere che forma organizzativa le comunità locali devono avere rispetto al governo e alla governance dei problemi che ci sono nei nostri territori. Io ho proposto il consorzio dei comuni, spero, il Consiglio Comunale ha approvato una delibera all'unanimità che fa voti a che i consiglieri comunali, i sindaci, i presidenti del Consiglio facciano un'iniziativa intanto per il libero consorzio dei comuni del Calatino. Io ritengo che, ma non solo io, veramente tutti i dati statistici che noi abbiamo pubblicato sul nostro sito dicono che un territorio per svilupparsi, per avere un'organizzazione ottimale, deve stare intorno dai 100 ai 300 mila abitanti. Sono quelle organizzazioni democratiche che possono sviluppare democrazia partecipativa, che possono pensare in maniera sinergica all'istruzione, ai servizi di salute, ai servizi sociali, alle infrastrutture, ai servizi di istruzione, all'imprenditorialità, all'innovazione dell'impresa. Ecco, noi nel nostro territorio abbiamo una rete infrastrutturale, le aree industriali, abbiamo tante piccole aziende che oggi vivono una sofferenza estrema, però sono la parte più vitale, la parte più viva del nostro territorio. Proprio nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un commento, un articolo fatto dalla, un servizio fatto dalla Sicilia su Caltagirone che si propone come incapacità di intraprendere. Naturalmente fra mille difficoltà, come dice, il titolo era fare impresa oltre il Pantano. E io sono stato molto contento a commentarla perché in questo spirito, come dice, che malgrado la grande crisi di iniziativa, di entusiasmo, come sono stato molto contento che ho trovato questi imprenditori con cui abbiamo fatto un pezzo di percorso insieme quando io ero presidente dell'area industriale. Come dice, malgrado la crisi, malgrado le grandi difficoltà, andiamo avanti. Ecco, questo è quello che vedete il municipio e la chiesa madre, la piazza di questa città, che è una città esagonale da cui noi diffondiamo le nostre notizie in rete per il mondo. Poi sul sito, proprio da poco tempo, abbiamo aperto un'altra categoria, un'altra pagina che si chiama il gruppo AMA, Utenti di Salute Mentale. Ecco, spero che questa sia anche una finestra che possa dare voce a chi spesso o non ha voce oppure in qualche modo sente le voci. Io ringrazio, già abbiamo messo proprio all'apertura. Questo gruppo AMA l'ho costruito insieme a Alessio, a Maria e a Francesco. Trovate già le loro prime due iniziative, proprio video che abbiamo messo sul gruppo AMA, che significa gruppo di mutuo aiuto, che stanno proprio a partire da Caltagirone, a partire dal servizio dove lavoro io. Appunto, a partire dalla crisi più estrema dei servizi di salute mentale, diagnosi e cura, è nato questo gruppo che sta costruendo l'Associazione degli Utenti in Sicilia e che è collegato appunto con l'esperienza nazionale, con Maria Grazia Bertelloni, che appunto faranno
fanno tante iniziative, una di queste sarà a Firenze nei primi di novembre. Quindi una voce, ecco, è una cosa anche questa nascente, io spero che si possa molto sviluppare. Veramente ho molta fiducia in Francesca, in Francesco e in Maria, e quindi ecco, lì trovate questa voce. Naturalmente hanno aperto una pagina su Facebook, quindi potete collegarvi, e questa è un'altra pagina che abbiamo aperto proprio ultimamente. Poi appunto collegata a questa c'è una pagina che avevamo aperto fin dall'inizio, che si chiama le narrazioni autobiografiche. Abbiamo già pubblicato due volumi scritti proprio da utenti, interamente scritti da utenti. Abbiamo pubblicato alcuni scritti, poesie, racconti fatti da utenti veramente molto meravigliose, e vi posso assicurare che ogni volta che esce una poesia o un documento ha un grande successo. Io proprio nei prossimi giorni metterò in rete anche l'esperienza che ho conosciuto in questi giorni a Salluri, in provincia di Cagliari, dove è stato pubblicato un volume. Non ci scusiamo per il disturbo, un bellissimo volume. Sono stato proprio nei giorni scorsi a Salluri e mi dicevano che un po' questa iniziativa è nata da un corso di formazione, da discussioni che abbiamo fatto, confronti, sollecitazioni, e quindi Alessandro Coni è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Salluri, mi raccontava che questo volume sta avendo un grandissimo successo, la voce degli utenti, come dice, coinvolge i cittadini, stanno facendo iniziative in tutta Italia, stanno vendendo un sacco di copie di questo libro, e questi, i soldi ricavati di questo libro stanno diventando un fondo su cui pensano di fare anche microcredito, che è una poi delle cose su cui noi ci soffermiamo. Ecco, come un'attività culturale, di inclusione sociale, terapeutica, si può trasformare in un progetto di sviluppo locale, in un progetto di cambiamento nazionale, e perché no, spero che anche loro si colleghino con la rete europea, con queste reti che noi stiamo nel frattempo piano piano tessendo, costruendo. Quindi saluto tutti gli amici soprattutto oltre a Alessandro Coni e Alfredo Camera, sono amici con cui ci siamo conosciuti proprio in rete, attraverso i libri, attraverso lo scambio culturale, è nato un'amicizia, uno scambio di esperienze. Ecco, a partire appunto da questa narrazione autobiografica, volevo collegarmi a un'altra pagina che trovate, che è collegata un po' a cavallo fra le narrazioni autobiografiche e le attività amministrative. Nel nostro sito trovate tutto ciò che riguarda le esperienze del microcredito, le esperienze dei gruppi, dell'uso del gruppo che noi utilizziamo non solo dal punto di vista terapeutico e della formazione, ma anche dello sviluppo locale, dello sviluppo delle persone, soprattutto le persone che hanno, oltre a un disagio mentale, un disagio sociale, un disagio economico. Noi abbiamo fatto a Caltagirone, insieme a Scila, Francesca Sinatra, gli amministratori, Franco Pignataro ed altri, e i comuni, abbiamo fatto una fondazione, si chiama Fondazione Microcredito e Sviluppo, che è riconosciuta dalla Regione Siciliana. Mi sembra che abbiamo erogato più di 300.000 euro di prestiti senza garanzie a persone che hanno difficoltà, ne abbiamo ricavato già quasi la metà, quindi abbiamo allargato questa attività di microcredito anche ai giovani, giovani che vogliono fare impresa, ma è aperta a tutti, ai piccoli imprenditori. Naturalmente sono piccoli finanziamenti, ma l'elemento determinante è il credito sulla fiducia, perché appunto credito significa fiducia, senza garanzia. La garanzia è metterci la faccia, metterci gli occhi, metterci, stare in gruppo, lavorare in gruppo e costruire fiducia attraverso il gruppo. Anche la fondazione si sta sviluppando, stiamo progettando anche forme di prevenzione, per esempio, dell'usura. Insomma, Scile è una
una grandissima professionista, che stiamo collaborando anche con altri territori, stiamo collaborando con l'area di Gela e i paesi intorno a Gela per costruire anche lì il microcredito, sviluppo locale. Ecco, questo è collegato, come vedete le cose si collegano, e lì trovate tutte le informazioni che riguardano la Fondazione Microcredito e Sviluppo e quindi lo sviluppo locale. Non è un caso che oggi noi abbiamo fatto qui in questo territorio sviluppo locale in tutti, a 360 gradi, sviluppo dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato, dell'infrastruttura, eccetera. Oggi ci stiamo occupando soprattutto appunto delle fasce più deboli. Proprio fino a qualche anno fa sembrava quasi strano parlarne, ci occupiamo veramente della povertà, delle difficoltà estreme. E quindi purtroppo questa crisi sta attraversando terribilmente i nostri territori, le famiglie. Mi davano un dato, proprio stamattina me lo confermavano, che dalla città di Gran Michele negli ultimi 4-5 mesi, sono andate via circa 600 persone. E purtroppo la cosa che devo registrare è, a me è stato dato il compito in questo territorio non di governare ma di essere una voce critica e costruttiva, come dice, una voce libera che può esprimere il proprio pensiero. Purtroppo a fronte di questa crisi le iniziative sono quasi zero e questo non va bene secondo me. Invece bisognerebbe mettere insieme appunto la vivacità degli imprenditori, la parte più costruttiva dei giovani e delle famiglie, vedere che cosa possiamo fare in loco, nel territorio, naturalmente collegate con il mondo, perché perdiamo risorse. Un'altra pagina che trovate, un'altra categoria di argomenti con cui noi sviluppiamo, è la ricerca. La ricerca sia la ricerca in area psicologica che la ricerca in area della psichiatria di comunità. Abbiamo costruito una rete lo scorso anno e potete trovare proprio tutta la documentazione che riguarda il visiting. Il visiting è un'esperienza di rete fra le comunità terapeutiche per minori, comunità per adulti, comunità alloggio, gruppo appartamento. È uno scambio, si costruisce a tre comunità che si visitano l'uno con l'altro, ci sono le linee guida su cui tutti i partecipanti alla comunità possono esprimere il proprio parere su questa griglia che viene presentata, ed è uno scambio alla pari, un accreditamento alla pari, ed è una forma estrema di formazione. È forse la migliore forma di formazione, perché è, da un lato è uno strumento di ricerca, è uno strumento di valutazione, è uno strumento di accreditamento, è uno strumento di scambio, è uno strumento di crescita professionale e umana. Questa esperienza naturalmente, come tutte le cose, come capite la filosofia che sta alla base di questa rete multimediale, è la rete internazionale. Siamo collegati con Community of Community, che è la rete mondiale delle comunità terapeutiche. Rex Haig, che è stato il fondatore di questa rete mondiale, è venuto già 3 volte in Sicilia, ci ha invitato, siamo già stati noi a Londra, un gruppo di operatori, speriamo che nei prossimi mesi un gruppo di operatori e utenti andiamo a Londra per andare a confrontarci con come fanno loro lo scambio, la ricerca, la formazione a livello internazionale. Con Rex Haig proprio nella scorsa settimana abbiamo fatto un corso di formazione per dirigenti, operatori delle comunità, è stata un'esperienza veramente interessante. Nelle prossime settimane metterò sul sito tutta una serie di esperienze, di ricerche che Rex Haig sta elaborando non solo per l'Inghilterra ma per tutto il mondo. Per esempio lui ha costruito un programma di formazione per costruire servizi di salute mentale in Afghanistan, per esempio. Ecco, e metterò dentro proprio la sua filosofia, quello che poi lui ci ha portato come esperienza, quali sono i fattori terapeutici nelle comunità terapeutiche, come hanno sviluppato questo modello che parte dalla fondazione dei gruppi, dalla fondazione della gruppo analisi, la fondazione di questi strumenti di sviluppo delle persone attraverso il gruppo. E quindi io veramente siamo molto contenti che si è costruita questa rete. Vedo che anche dall'altro lato
c'è una bellissima rete con Simone Bruschetta e tutti i colleghi del laboratorio Gruppo Analisi di Catania e dell'AISAM. Stiamo costruendo questa rete. È una rete che si allargherà. Posso darvi già la notizia che il 9 di aprile a Catania, col patrocinio del Comune di Catania, si farà un incontro per il visiting, per la programmazione del visiting del prossimo anno in Sicilia. Hanno partecipato tantissime comunità, tantissimi utenti, tantissimi operatori. Il patrocinio del comune, dove è assessore Fiorentino Troiano, penso che ci dà un'ulteriore mano, un'ulteriore forza per sviluppare questa rete. È tutta una rete fondata, come dice, sul volontariato, fondata sulla buona volontà di queste esperienze che sono fra le migliori, a mio avviso, che ci sono in Sicilia, e stiamo allargando questa rete di scambio. Siamo collegati con Mito Realtà, con Marta Vigorelle, con Luca Mingarelli. Proprio Simone in questi giorni è andato a un corso parallelo, come quello che abbiamo fatto a Caltagirone, nella comunità vicino Como di Luca Mingarelli. Ecco, vedete, questa rete di esperienze la trovate, tutto ciò che riguarda tutta questa documentazione, queste esperienze, e quindi la ricerca, perché ritengo che la ricerca, non solo in salute mentale, mi piacerebbe allargare il campo anche alla ricerca in ambito economico. Nel sito ho trovato un po' di articoli per quanto riguarda lo sviluppo economico, lo sviluppo delle imprese. Mi dicono che in questo momento uno dei settori che tiene, uno dei settori che funziona è l'agricoltura. Vorrei gridare ai nostri governanti regionali, nazionali: investite nell'agricoltura, aiutate, sostenete l'agricoltura, perché appunto nei momenti di difficoltà poi si torna alla terra, si torna alle cose essenziali. Mi diceva un amico l'altro giorno che lavora in agricoltura, che gira tutta l'Italia meridionale: questo è il settore che sta funzionando, e su questo settore bisogna investire in risorse economiche, in tecnologia, in ricerca e innovazione. Ecco, io sono nel mio sito, trovate una delle esperienze più interessanti che c'è, che è il Consorzio Arance di Sicilia, che saluto proprio Federica Argentati, che ogni tanto la trovate anche nel nostro sito. Ecco, sviluppiamo nelle imprese in agricoltura. Ecco, anche lì mi piacerebbe anche pubblicare ricerche, pubblicare innovazione. Comunque, questo è un altro settore, quello della ricerca. Naturalmente, la pagina più... ecco, i numeri, per esempio: 18 articoli sull'AISAM, 36 articoli sull'attività amministrativa, 4 articoli sul gruppo AMA, 17 articoli sul laboratorio Gruppo Analisi. Ne ho accennato poco fa. Il laboratorio Gruppo Analisi è una rete nazionale di professionisti, psicoanalisti, psicoterapeuti di gruppo, che da anni fanno parte di questa rete. Il laboratorio Gruppo Analisi, appunto, ora ci entro: 17 articoli, 20 articoli di narrazione autobiografica, 25 articoli sul visiting e sulla ricerca in psicologia e psichiatria di comunità. E il laboratorio Gruppo Analisi, trovate 17 articoli. Il laboratorio, anche questa, è una rete nazionale, ci sono diverse sedi: c'è una sede a Palermo, c'è una sede a Catania, c'è un gruppo anche ad Agrigento. C'è una sede a Roma, c'è una sede a Torino e a Milano. Questa rete di professionisti fa formazione, fa ricerca, fa seminari, convegni, scambi, ed è, come dice, una metodologia di psicoanalisi, di psicoterapia, di gruppi, a mio avviso, fra più interessante e più avanzato d'Italia. E qui trovate tutta una serie di articoli. Nel sito trovate anche una intervista fatta a Ugo Corino, che è il presidente di questa associazione. Io sono il segretario nazionale, e Simone Bruschetta, che è uno dei miei più stretti collaboratori, è il responsabile della sede di Catania. Troverete anche una serie di articoli di colleghi di questa sede. Questa sede di Catania, fatta di giovani prevalentemente psicologi, qualche psichiatra, qualche neuropsichiatra infantile. Trovate articoli, perché sono persone straordinarie. Stiamo scrivendo anche, per esempio, stiamo scrivendo un articolo sulla ricerca applicata nei servizi di salute, un libro che pubblicherà Franco Angel sulla ricerca applicata nei servizi di salute mentale.
Quindi anche qui trovate una serie di esperienze che potete andarvi a vedere. 17 articoli sul lavoro del gruppo analisi, che naturalmente il lavoro del gruppo analisi ha il suo sito, ha la sua rivista che si chiama Plexus, dove trovate una ricerca scientifica, è una rivista scientifica dove trovate proprio articoli di altissimo spessore sulla gruppo analisi. Poi stavo dicendo poco fa, la parte più importante che trovate gli articoli, sono gli articoli sulla salute mentale. Sulla salute mentale abbiamo pubblicato 105 articoli, trovate tutto ciò che si muove a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale. Come vedete, il nostro sito poi si incarna su cose specifiche, anche di nicchia rispetto ai temi. Sapete che internet gira di più sullo svago, sulle cose effimere, sul commercio. Noi trattiamo argomenti un po' apparentemente molto di nicchia, molto specifici, però vedo che la gente entra, è curiosa, legge, scarica articoli, si documenta. Quindi, ben 105 articoli sulla salute mentale. Naturalmente c'è una sessione in cui facciamo la promozione di tutti i seminari e convegni a cui io partecipo, a cui sono invitato, a cui ritengo che sia importante dare informazione, divulgazione. Per esempio, il 7-8 c'è un interessantissimo convegno sulla riabilitazione psicosociale. Sono a confronto due modelli, quello italiano e quello francese, a Torino, con una collega organizzata dalla WARPE e una collega di Torino, la XOCO, con cui io collaboro da tanti anni. Sono andato tante volte nei servizi di Torino a fare formazione, soprattutto per il gruppo appartamento, per il servizio di salute mentale. Ad esempio, questo mi sembra molto interessante, questa idea di potersi confrontare fra due nazioni su quali modelli e quali pratiche di salute mentale e di riabilitazione psicosociale si applicano in Francia e in Italia. Poi, che è quello che noi abbiamo rilevato. Gli articoli, ben 23 articoli, sono sulle strategie di sopravvivenza in età postmoderna. La postmodernità, che è quella che vedete dietro di me, è l'immagine della postmodernità. È l'immagine di Shanghai. Shanghai è una città antichissima, proprio una città antichissima e modernissima. Cioè, quindi abbiamo voluto dare l'idea della postmoderna. Qui trovate, sono gli articoli, abbiamo rilevato, sto facendo un po' vedere chi si collega, quali sono gli articoli più scaricati e più letti, sono quelli sulla postmodernità. Trovate articoli, alcuni sono articoli anche, lo spunto mi è venuto dal mio amico Cianconi. L'ispirazione mi è venuta da un amico mio, Cianconi, che è un socio del laboratorio del gruppo analisi, abbiamo scritto questa postmodernità. Infine, per ultimo, abbiamo aperto oggi, proprio questo pomeriggio, l'ultima pagina, The International Network of Democratic Therapeutic Communities, la rete delle comunità democratiche in tutto il mondo. Il presidente John Gale di Londra, faremo l'iniziativa il 22 di novembre a Roma, alla sede del CNR, che è la sede della ricerca internazionale. Con questo vi saluto e alla prossima trasmissione. Invito Alessio ad entrare. Alessio, a te la parola. Un buon proseguimento e spero di rivedervi più numerosi Sempre più qui con noi, numerosi. sempre più numerosi. Il prossimo festeggiamento di questo tipo lo faremo a 1 milione di contatti. Siamo Speriamo fra qualche ambiziosi. anno, fra qualche anno. Nel frattempo la finestra, speriamo che nelle prossime settimane quella finestra si aprirà al mondo e altre persone possono parlare attraverso quella finestra. Buonasera a tutti, arrivederci, ci sentiamo, arrivederci.